Salve a tutti, sono Gruccio 226458 e oggi sono qui con Gabriele, che è qui per aiutarmi a parlare di un album, visto che è un po' che non parliamo di album musicali sul mio canale. Ho scoperto parlandoci che lui conosce questo album probabilmente quanto e più di me, e visto che è un album particolarmente importante per me, ho detto facciamoci sopra un video insieme. Ora, tempo fa io avevo detto che ci sono, come ci sono due film che ho visto più di tutti gli altri nella mia vita, ci sono due dischi che ho ascoltato più di tutti gli altri nella mia vita. Uno ne ho già parlato, è The Wall dei Pink Floyd, e l'altro invece è Demon Days dei Gorillaz. Ora andiamo a parlare, cominciamo a fare un'introduzione per i pochi che non lo sanno su chi sono i Gorillaz. Allora, i Gorillaz sono una band formata da Damon Albarn nel 98 ed è nata dalla collaborazione con Damon Albarn e il fumettista Jimmy Hewlett, autore di Tang Girl, del fumetto Tang Girl, da cui poi è stato tratto anche un film che a molti non è piaciuto, ma questi sono dettagli. I Gorillaz hanno pubblicato un loro primo album nel 2000, giusto? Sì, pare che fosse nel 2000, proprio chiamato Gorillaz, il self-title di fatto. Esatto, poi questo è il secondo album dei Gorillaz, appunto, dopo una serie di due album di remix, ed è uscito appunto 10 anni fa, nel 2005. Ora, cominciamo col dire perché questo album è un album particolarmente completo rispetto a quello precedente, a mio parere. Io comincio, la prima volta che l'ho ascoltato probabilmente è stato appunto quando avevo 14-15 anni, è stato merito niente meno che del Festival Bar, perché non so per quale motivo al Festival Bar c'era, nella compilation del Festival Bar, Feel Good Inc. dei Gorillaz. No, io l'ho sentito su MTV, sì. Un periodo in cui lo guardavo. Sì, anch'io, decisamente. Poi il 2006 è stato per me l'anno di MTV, fondamentalmente. Però non so se fisicamente Damon Albarn sia mai andato al Festival Bar. Non io credo, No, infatti. Però nella compilation ce l'avevano messa. Quindi prima superiore conosco questa canzone, mano a mano, grazie a un mio amico dell'epoca, conosco tutti i Gorillaz, tutte le loro canzoni, e mi prestano l'album rigorosamente masterizzato, compro il DVD del live di cui poi parleremo, e quindi vengo incontro con il mondo appunto dei Gorillaz, che sempre per i pochi stolti che non lo sanno sono appunto una band virtuale, nel senso composta da 4 membri fittizi, mentre all'interno degli album, almeno la voce del cantante fittizio, 2D, altri non è che appunto di Damon Albarn, già cantante dei Blur, già. Si pronuncia Blur, no? Sì, sì. E altri 3 membri fittizi, a cui poi se ne è aggiunto un quinto, e che sono interpretati all'interno delle registrazioni dei musicisti di supporto. Anche tu mi anche se molto spesso è Damon Albarn stesso che ci va giù di drum box, semplicemente. Esatto. E campiona le tracce. Esatto, a proposito di campionamento di tracce, appunto, se dovessimo... Wikipedia fondamentalmente sul genere dei Gorillaz dà delle definizioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Si parla di alternative rock, trip hop. Wikipedia Guns N' Roses sono heavy metal. Esatto. Giustamente, sono i metal. Però c'è scritto sul serio. No, lo so. Anche sul grande libro di heavy metal ci sono i Queen, per dire. Sì, insomma, diciamo che quando qualcosa viene scritto per le masse è molto spesso. Se si dovesse parlare delle influenze musicali che ci sono all'interno di questo album, tu cosa diresti se dovessi etichettare un qualche tipo di genere? Alla fine è vero che principalmente utilizzando degli strumenti molto spesso campionati ed essendo appunto le tracce incise in modo virtuale sarebbero più affini all'elettronica, però all'elettronica che stranamente a quanto pare hanno influenzato loro più che ne sono stati influenzati, perché l'elettronica anni 90 è radicalmente diversa da questo che è uscito nei primi anni 2000 e anche dall'album precedente. Quindi indubbiamente nella parte centrale dell'album c'è una fortissima influenza con il rock. Cioè, rock classico intendo, quindi stiamo parlando di un genere non particolarmente duro, ma da delle sonorità che ricordano molto per i conoscitori, quelle sicuramente delle tracce centrali, più che quelle finali, che sicuramente gli ultimi due brani sono influenzati dal gospel. Don't Get Lost in Heaven e l'omonima Demon Days. E l'omonima Demon Days, che è un brano per coro, fondamentalmente. Appunto, ha influenze da gospel, da musica, musica da coro, nonostante la storia dietro, nel senso il testo che narrano, è qualcosa che ovviamente non avrebbe posto in un coro gospel.
ma di fatto la sonorità, l'effetto che vuole dare quello. Ecco, a proposito, hai parlato di testi, non a caso. Alcuni tempo fa, sempre su Wikipedia, si era indicato, probabilmente erroneamente, Demon Days come un concept album. Però io, nonostante siano 10 anni che ascolto questo disco, non sono, a parte che alcuni testi non li ho ancora ben capiti, non sono neanche riuscito a trovare un vero e proprio filo conduttore tra questi testi, a livello tra questi testi. Quindi sei d'accordo a dire che non si può parlare di concept album perché le tematiche sono troppo diverse? Sì, in effetti l'unico filo conduttore che ha quest'album è probabilmente dal punto di vista musicale, che è un pochino più omogeneo di quelli precedenti, cioè di quello precedente, ma dal punto di vista dei testi non c'è niente di continuo, nel senso i primi brani parlano di cose che non hanno nessuna rilevanza con i brani centrali, che non hanno nessuna rilevanza con quelli finali. Se uno vuole vedere il concept, uno potrebbe individuarlo guardando i vari videoclip, magari, che parlano della storia della band, perché ogni album è la band che fa cose nel loro storyboard, cioè nella loro storia personale, ma non, ascoltando le tracce e basta, non si evince un concetto simile, non mi pare proprio che esista, e l'ho ascoltato forse quanto lui, quindi tanto mo sono qui, puoi rivolgerti a me. No, hai parlato giustamente dei videoclip. A tal proposito devo confessare che io adoro i videoclip di questo album, sono uno più bello dell'altro. Ce n'è uno però che io confesso di non essere mai riuscito a vedere più di 2 volte, quello di El Magnana, perché a me personalmente quel video mi fa stare troppo male, perché io, prima di sapere il seguito di tutta la storia, ero convinto che in quel video Noodle venisse uccisa. E invece no. Invece no, facciamo uno spoilerone, però proprio tutto l'insieme era angosciante. Io come videoclip lo associo come tematiche a una canzone che invece non ha un videoclip, ma la storia del video e la storia e il testo sono praticamente molto simili. Sto parlando di Fire Coming Out of the Monkey's Head, che non è un vero e proprio brano, ma è un brano recitato da niente poco di meno che da Dennis Hopper, che per chi non sa, l'attore di Easy Rider, che quando è morto? 2 anni fa? Sì, ora l'anno scorso, no, 2 anni fa, sì. Beh, comunque, in ogni caso, sia il videoclip di El Magnana che il testo di Fire Coming Out of the Monkey's Head fondamentalmente parlano di una persona o di un gruppo di persone che se ne stanno libere e tranquille per i cavoli loro, quindi e invece arriva qualcuno a distruggere tutto, a rovinare il caso la vita. Di Fire Coming Out of the Monkey's Head è tipo un villaggio di gente che si fa assolutamente gli affari propri, che vivono felici in quest'isola e veneranno la montagna scimmia, per l'appunto. Poi arrivano degli esseri vestiti di nero, dei figuri, che con degli occhiali da sole spessi, che arrivano, cominciano a scavare nella montagna e a uccidere la popolazione a caso, e finisce con loro che evidentemente trovano un'immensità di ricchezze nel cuore della montagna, ma la montagna stessa, essendo un vulcano, esplode e fa piazza pulita dell'isola. Sì, è una storia abbastanza che mette l'angoscia. Purtroppo non è, quando uno non conosce bene l'inglese, quando hai 14-15 anni, fai fatica ad apprezzare certe cose. Tra l'altro, sempre nel live, tutte queste canzoni sono state supportate da delle immagini, sempre tutte disegnate da Jimmy Hewlett, che rendevano molto l'atmosfera. Raccontato così non sembra forse avere l'atmosfera che ha, però ascoltando la voce che ti narra i fatti in modo molto calmo, in più gli effetti sonori che sono di sottofondo bastano a fare in modo che il brano stesso sia pazzesco. Sì, viceversa pazzesco. Poi ci sono invece delle canzoni che non c'entrano completamente nulla, come Dare. Vabbè, appunto, che io adoro, veramente il video è anche molto bello, però mi sembra il classico singolo commerciale che si usa per attirarsi l'album. Però è fatto bene, fatto veramente, è più che altro è posto in una posizione dove ci sta, perché hai una serie di brani che hanno un sound più tranquillo, meno elettronico. È subito dopo quella canzone che io non l'ho mai capita. White Light è una marca di birra, Ecco White perché Light, nel video durante il live si vede sto tizio con una birra in mano. È una birra White Light e parla di un barbone che si è ubriacato brutto e fa il casino in giro. È impeccabile. È meraviglioso. Però praticamente
si pone all'interno dell'album in un momento in cui l'album se ne è uscito con Every Planet Which Is Dead, che è forse il singolo migliore a livello musicale che io abbia mai sentito lì dentro. Tra l'altro il pianista che lo interpreta a un certo punto, che è morto 2 anni dopo la registrazione dell'album. E la Madonna. Non mi ricordo il nome, ma non sembrava effettivamente molto... Era pazzo, era fuori di testa, ma è giusto così, alla fine non ci piacerebbero se non fossero fuori di testa, lo sappiamo. Come migliori jazzisti che suonavano dei pianoforti e poi facevano dei versi strani e continuavano, dicendo questo non c'è, però è bravo, quindi va bene così. Vabbè, sembra che i primi jazzisti, da quanto ne so, fossero tutti piuttosto tendenti a farsi sì, in vena. Nel senso, comunque, fa quel brano, dopo averlo sentito tu hai... Sei commosso, perché se l'hai apprezzato sei commosso dopo averlo sentito appunto accuratamente. Parte White Light, che direi essere quasi influenzato dal punk in certi momenti, perché è un brano abbastanza punk come suono, che ti stacca da lì. E poi per introdursi in quelli che sono i brani finali, che sono più corali, ti mette qualcosa di ignorantemente elettronico, perché There è tutto synth ed effetti elettronici, quasi completamente, quantomeno, e, che ti dà appunto uno stacco ulteriore per farti capire l'album sta finendo, e negli ultimi due brani ti fa proprio capire che l'album sia finito, perché ascoltando gli ultimi brani, finito l'ultimo, non diresti qua ci manca qualcosa, ci vorrebbe qualcos'altro per chiudere, no. Quando l'hai finito di sentire dici bene, l'album è finito, è chiuso, nel senso è completo, fine, non ci sta niente dopo di questo. Tra l'altro sì, sono d'accordo col dire, volevo chiederti qual era il brano che preferivi, anch'io direi Every Planet Which Is Dead, anche perché... se poi mi piace molto anche O Green World. Sì, indubbiamente quello è subito dopo in classifica, anche perché quella con più chitarre per mio gusto personale, da quello che ricordo. Quindi... mi piace molto il Mania, ad esempio, veramente molto, però sì, ti metto un'angoscia addosso. Beh... ho provato anche a impararla, me la sto studiando, visto che è l'unica vagamente un po' più cantabile rispetto alle altre, una che non ha solo parti strumentali. Io so suonare con l'ukulele, se vuoi. Perfetto, visto che è l'unico strumento in cui è suonabile. Poi subito dopo Green World, tra l'altro, c'è un ulteriore pezzo. Damon Albarn deve essere un fan di Clint Eastwood, visto che la canzone successiva è Dirty Harry. Dall'altro confesso che non ho mai visto un film dell'Ispettore Callaghan, dovrò rimediare. Se ne ho visto uno io. E dici che uno basta, visto uno li hai visti tutti. No, cioè, penso che probabilmente ha dietro una qualità maggiore, ma non è mai stato il mio genere, di conseguenza no. Non lo sono mai andato ad esplorare, come dire. Comunque no, non divaghiamo, io per ultimo vorrei spendere due parole per il live che è stato fatto per Demon Days, perché secondo me è particolarmente interessante, perché ha una caratteristica che io ho trovato solo in altre due band. Nel 2005 è stato realizzato per Demon Days un tour che prevedeva che l'album venisse suonato dall'inizio alla fine senza altri brani in mezzo. Io conosco personalmente solo altri due gruppi che hanno fatto la stessa cosa, U con Tommy e i Pink Floyd con The Wall. Anche, e poi con anche altri loro album, tu te ne ricordi qualcun altro di band che avevano fatto la stessa cosa? Che hanno fatto la scelta di a ogni live suonare l'album dall'inizio alla fine? Sì. Non credo, forse Steven Wilson lo sta facendo quest'anno con Hand Cannot Erase, mi pare che stia facendo un tour soltanto di quell'album dove suona quello, però non so come sia possibile, perché è una follia quell'album. Comunque questo live appunto è stato registrato in questo DVD a Manchester nel 2005, è uno dei tanti live che ho personalmente consumato il DVD, nel senso che mi sembra di averlo comprato ancora prima di sentire tutto l'album, e personalmente l'ho sempre trovato bellissimo, perché se nel primo tour i Gorillaz, i musicisti di supporto insieme a Damon Albarn suonavano dietro uno schermo e si vedevano solo le silhouette, in questo caso non sono più dietro uno schermo, però sono sempre in silhouette, però al buio, con solo degli schermi dietro di loro che ne fanno vedere solo i contorni. Poi solo nel finale, tra l'altro sul brano extra di questo live in particolare, che è Hong Kong, mi sembra ricordare, Damon Albarn viene fuori e canta. Successivamente nel tour di invece Plastic Beach, i Gorillaz saranno
davanti agli occhi di tutti. Evidentemente si diceva prima che potrebbe essere una scelta di immagine, di non voler fa, di voler svelare le cose piano piano. Più che altro è perché all'inizio, essendo nati come project band 3D, cioè dovevano essere una band animata e basta, il fatto aveva senso che non si facessero vedere per evidenziare quelle che sono le figure in realtà virtuali, che erano quelle che dovevano fare gli effettivi frontman della band. Ed era proprio il concetto con cui sono nati, grazie a Hewlett che le aveva disegnate e che si occupava anche di curare l'animazione, curare tutto quanto. Con il fatto che probabilmente i rapporti fra i due si siano un po' deteriorati nel tempo, c'è stata una tendenza a scoprire perché mentre Damon Albarn andava avanti a produrre musica, se non andava più d'accordo con Hewlett, chiaramente è più difficile coordinarsi per l'animazione e per muovere queste figure che fanno la band, però non poteva nemmeno rinunciarvi perché sono il senso della band, nel senso, se togli le figure dei Gorillaz dai Gorillaz, non sono più Gorillaz, perché perdi il concetto iniziale completamente. Tanto è vero che alla fine, se l'ultimo album che hanno fatto, The Fall, mi sembra che, non ci sia neanche un videoclip di quell'album. No, non mi pare proprio che esista, infatti. Infatti ho detto, ma che senso ha fare? A parte che io a momenti st'album non sapevo neanche che ci fosse. Si è pubblicizzato pochissimo. Sì, ma poi neanche un videoclip si vede. Cioè, ogni anno dice che il progetto Gorillaz è arrivato alla fine, poi salta fuori qualcosa di nuovo. Beh, è un po' come l'ultimo album dei Muse, che io ho saputo che è uscito perché c'era, cioè, a un certo punto su internet c'era. Ma l'ha detto, noi ve l'annunciamo, uscirà quel giorno, forse. Poi non siete più sentito finché non uscì, detto. Quindi io chiuderei il video facendo un augurio a Damon Albarn e Jimmy Hewlett che continuino, magari soprattutto vorrei augurare a quelli che si occupano degli adattamenti italiani di creare un bel volumone non solo con la storia della band, ma proprio la storia della band, perché io fondamentalmente ho sempre fatto molta fatica, sapendo poco l'inglese, a seguire la trama che c'è alla base degli album. Ma anche sapendolo, uno deve, a parte il fatto che negli album stesso non c'è scritto, nei testi molto spesso non narrano della storia, ma viene narrata attraverso o i videoclip o cose che trovi nel loro sito. Sì, me lo ricordo bene, il loro sito, tutta l'esplorazione della loro casa. Quindi, per andare a capire la storia della band devi molto lavorare di estrapolazione, ma soprattutto devi seguirla costantemente in diretta, nel senso devi essere sempre sul pezzo per sapere cosa sta succedendo, perché passano un po' di anni e le cose vecchie vengono un attimo accantonate per dare spazio ai nuovi contenuti, e dopo per andare a recuperare, se non vuole mettersi in pari, deve fare del gran lavoro di ricerca. Già, ora spero, io personalmente spero anche per il futuro, di riuscire a realizzare il progetto di fare un gruppo cosplay dei Gorillaz, che sarebbe anche ora, visto che ho incontrato più di 2 o 3 persone che lo vogliono fare. Per il resto, chi non ha ascoltato questo album si sbrighi a farlo, e direi che per il momento ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao da me, Lucio, e da Gabriele. Ciao, alla prossima.